Diciamo che fin da bambino, 5-6 anni, avevo già predisposizione, insomma, mi piaceva disegnare, recitare e cose di questo genere. Poi verso gli 8-9 anni, in seguito anche al fatto che i miei fratelli più grandi erano stati a studiare all'estero, in particolare mio fratello in California alla fine degli anni 50, mia sorella a Parigi, e mi portarono dei dischi, cioè li portarono per loro, però io li ascoltavo in casa. Tipo mio fratello si portò il primo disco di Elvis, di altri grandi rock and roller degli anni 50, inizio anni 60. E poi mia sorella, e qui eravamo già 10 anni, nel 63 mi regalò il primo disco di Beatles, e lì fu l'apoteosi, nel senso che sono impazziti, io come credo tutto il mondo. E quindi niente, insomma, la predisposizione l'ho sempre avuta, e poi niente, però non sono stato aiutato dalla mia famiglia, perché i miei genitori volevano che io facessi il medico, no, come mio padre, e comunque volevano che io seguissi diciamo la tradizione di famiglia, università, lauree, eccetera eccetera. Io invece incominciai così a giochicchiare con una piccola chitarra, allora da 8.000 lire, una Echo da 8.000 lire, e da lì presi le prime lezioni e poi feci tutto io. Quando suono, per dire, noi siamo abituati da sempre, intendo con Vasco, e non solo, anche quando faccio le mie prove con le mie band, eccetera, eccetera. A noi piace provare, molto, per noi è bellissimo, cioè voglio dire, perfezionare le canzoni, inventarsi nuovi arrangiamenti, e comunque sì, la musica credo sia la cosa che amo di più al mondo, assolutamente. E continuo a amarla nonostante i tempi grami in cui sta versando la musica, in particolare in Italia. Io non sono andato a suonare con Vasco Rossi, artista conclamato di successo che riempiva gli stadi. Veramente voi a 20 anni, 25, se conoscete solo il Vasco Rossi degli stadi. Noi ci siamo conosciuti nel 1977. Tra l'altro c'è anche nel libro che ho fatto per la Rizzoli, che si chiama Questa sera rock and roll. Ci siamo conosciuti e abbiamo incominciato, lui aveva questa radio e io ho cominciato a lavorare come radiofonico, facevo programmi di notizie musicali. All'inizio, proprio il primissimo programma che feci, appunto radio, era un programma sul jazz. Il rock, intendo io, non lo vedo, ma non perché non ci sia, perché non lo fanno passare, perché in Italia è tutto legato comunque a una sorta di politica, no? Allora, da una parte ci sono le cose più pop e più così commercialotte, e dall'altra parte non c'è niente in mezzo, no? Noi in Italia viviamo sempre o bianco o nero, hai capito? Non c'è mai il grigio, le tonalità di mezzo. Oppure dall'altra parte c'è tutto quello che viene definito, ne parlavo anche prima con Max, che viene definito alternative music, indie music, che comunque è diventato di moda, è assolutamente di moda e trendy come la musica da discoteca, perché molto probabilmente avere queste espressioni tristi, no? Con gli occhiali, con la barba, con le sciarpe, i berretti di lana, eccetera eccetera, molto probabilmente è trendy. Poi all'estero invece, se tu ascolti la vera musica alternativa, è suonata bene. Io non proprio per generazione non posso apprezzare quello che succede in Italia, quello che vogliono a tutti i costi far passare come il nuovo rock, e poi di nuovo non c'è niente, perché io ascolto quello che avviene all'estero, cioè all'estero quando ascolti Black Keys e sente che, scusate, già c'ha due palle così, hai capito?